Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui sul mio canale, qui vi parla Essundan 2000. E oggi ragazzi siamo tornati qui su Dragon Ball Xenoverse 2 per un video speciale insieme al mio collega Vito, che però purtroppo è stato massacrato da Radish. E quindi ragazzi, mi dispiace, ma purtroppo Vito ha fatto una brutta fine. Infatti qui io Radish... vero, sono vivo. Ah ok, perfetto, è vivo. Infatti io Radish, il mio caro maestro Radish, che lui mi ha insegnato la trasformazione in Super Saiyan di terzo livello. Anche se però purtroppo lui non ha funzionato, perché comunque sono neri i capelli. Invece sono genio da ultra istinto. Invece il nostro caro amico Arctic, ovvero Vito, è diventato praticamente un poliziotto. Sta salutando la roccia dalla mia prospettiva, se vedete. Oppure sta pulendo il vetro. Comunque ragazzi, bando alle ciance, oggi siamo qui appunto per questo video speciale su Xenoverse. Nel frattempo il mio caro amico Arctic sta sniffando, per fare un video praticamente sulle missioni al Salto Cristallo doppie. Perché sì ragazzi, se non lo sapete, con un nuovo aggiornamento hanno anche inserito la possibilità di avere due boss malvagi nelle missioni del Salto Cristallo. Quindi io ed Arctic appunto faremo i malvagi e sceglieremo un personaggio molto particolare, che Arctic non riesce a smettere di ridere. Questo personaggio molto particolare ha una mossa davvero buggatissima, tra poco la vedrete. Così vedrete appunto come fare queste missioni del Salto Cristallo in circa 10 secondi. Io, perché vi rivelo un segreto, ho fatto una missione del Salto Cristallo, anzi ne ho fatte 30. Non ne ho persa neanche una, perché con questo personaggio ho scoperto una mossa buggatissima. E tra poco appunto lo vedrete. Prima di iniziare ciò ragazzi, vi invito sempre a lasciare un bel like se appunto il video è di vostro gradimento. Commentate in tanti, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina per ricevere appunto le prossime notifiche sui video. Tra l'altro ragazzi vi lascerò appunto in descrizione il link del canale del mio amico Vito, che lui però non fa video di alcun genere, ma a volte fa live molto divertenti. Quindi se andate a vedere sul suo canale trovate appunto il link in descrizione. Detto ciò ragazzi, a questo punto io direi che possiamo iniziare subito. Arctic, tu sei pronto? Certamente. Perfetto, lui già è partito proprio via, subito, pronti via, già è andato. Quindi a questo punto ragazzi possiamo iniziare e noi ci vediamo tra pochissimo in battaglia. Ok ragazzi, dopo 3000 ore ad aspettare che qualcuno entri, finalmente ce l'abbiamo fatta. Arctic finalmente è pronto per bastonare tutti, quindi Arctic tu sei pronto? Yes. Perfetto, yes. Dice che lui è nato pronto. Adesso vi mostriamo ragazzi appunto il personaggio buggato. Il personaggio buggato in questione è lui. Esattamente, proprio lui. Ma più che altro diciamo per due. Ma più che altro ragazzi, per due, quindi doppio bagganza, capito? Adesso ragazzi, il fatto è che non è che proprio lui per il suo muset è buggato, perché a me non è che piace molto il suo muset. Ma più che altro perché tiene la mossa buggatissima, ovvero fiamma malvagia. Penso che appunto sappia molto bene. E quindi a questo punto questa mossa, vediamo adesso, noi la utilizzeremo. Comunque diciamo questa è la terza volta che proviamo a fare questo assalto cristallo doppio. E vedremo appunto come... Quanto tempo dura sta missione. Vediamo un po'. Comunque ve lo dico appunto, noi utilizzeremo sempre... Vabbè, le scommesse nei commenti. Io appunto ve lo dico già subito. Questa mossa noi la utilizzeremo sempre, appunto la spameremo per farvi vedere appunto, pure perché diciamo in queste missioni non c'è tanta sfida, soprattutto in due boss, quindi vi faremo vedere appunto quanto è potente sta mossa. Adesso vedrete. Ora noi ci carichiamo. Ok Arctic, tu quando puoi inizia subito. Questo Fede Caesar subito che non attacca. Qua non attacca nessuno. Già si sono dati praticamente tutti quanti alla morte. Cioè, ma veramente, cosa sta succedendo? Nessuno colpisce, beh, Fede Caesar già è crollato. Questo Gosten, che guardate quanto toglie ragazzi questa mossa, guardate. Questa è una sorta di esperimento, questo è già crepato. Sto qua, questo non si muove, cosa succede? Ragazzi, amico, già sanno Daniele... di perdere. Questi già sanno di perdere, vedete? Questi già sanno di perdere, così questo adesso... Ah, si è svegliato, adesso inizia a usare la scopativa buggata. Tu hai finito Arctic? Ora ci pensiamo subito, così. Sta sfuggendo così. Ah, ok, è sfuggito, adesso manca soltanto Marco R6T, No! No. Ok, fine così, con la presa. Comunque ragazzi, vi abbiamo fatto vedere appunto quanto è potente questa mossa. Anche se però, questi qua quanto è durata? 48 secondi. 48 secondi. 48 secondi, ragazzi, vi abbiamo fatto vedere. Ma io ve l'ho detto già dall'inizio quanto è potente questa mossa. E vi avevo detto appunto che l'avremmo spammata, perché questa più che altro è una dimostrazione di quanto appunto è potente questa mossa. E avete visto. Infatti adesso stiamo sperimentando queste battaglie giusto per farvi vedere. Detto ciò ragazzi, a questo punto credo che noi possiamo passare alla prossima missione al Salto Cristallo doppia, sempre appunto con questa mossa. A tra poco. Ok ragazzi, dunque, dopo questa volta facciamo 6000 anni, 6000 anni? Sì, 6000 anni,
siamo appunto riusciti a trovare altri componenti per testare la nostra cara mossa. Arctic, tu sei pronto? Ma certo che è pronto. Muoviti, aprivo che questi quittano. È vero. Comunque vi avevo dimostrato appunto, ragazzi, quanto è pagata questa mossicina. Rimettiamo appunto il nostro carissimo Dabura, che ormai in Dragon Ball Super, sapete come l'hanno chiamato. C'è che mi sta saltando poi. E infatti c'è pure il Cybermen, ragazzi, ma vi rendete conto? Comunque, vi stavo dicendo appunto che ormai in Dragon Ball Super, ma sapete tutti quanti che c'è, cioè, ma Dabura si chiama Dabura e Babidi. Cioè, proprio come rovinare due personaggi che, vabbè, i Babidi non mi ha fregato un cazzo, anzi ho goduto quando è stato eliminato da Majin Buu. Dabura invece a me è sempre piaciuto come personaggio nella saga di Majin Buu. Pure perché, ragazzi, rifletteteci, no? Ma Dabura, no, aveva il potere di sputare a tutti quanti, di pietrificarli e diventare il padrone del mondo. Cioè, penso a questo punto, Arti, che se avesse questo potere, sputa tutti, li pietrifica, li distrugge. Comunque, eccoci qua. Ah, ma contro il singolo, attenzione, pure Jiren. Jiren, cioè, proprio sul pesante, lo chiamo Jiren, ragazzi, perché sapete tutti quanti che Jiren... appunto, ah, il coglione ha capito che andandomi incontro non mi può far danno, cioè, perché appunto prende danni. Guardate questi, cioè, questo non è neanche diventato già morto. È già morto, infatti. Visto, ragazzi, questa mostra quanto è potente, guardate. Ecco, avete capito adesso che dovete scegliere, viene messo in assalto cristallo? Avete capito? Oh, ma qua, ma io ho fatto la mia briga qui. Sta scappando. Vabbè, quest'altro. Cosa è successo? Ah, ok, bene. Ho fatto sempre la briga a questo, non gli è andato. Okay, bene, questo invece ha capito che deve scappare. Adesso lo facciamo fuori subito. Punto GT, adios. Adesso il modo per appunto... Ecco qua, adios. Signor doppio. Triga. No. Signor Striga, adios. Giustamente Arctic lo prende sempre, invece, vabbè. Almeno però uno l'ho preso e l'altro l'ho preso mezzo. Comunque abbiamo dimostrato appunto quanto è bagata questa mossa. 50 secondi, ragazzi. Comunque vi ho detto questa mossa. Laccio di vino! Attacco luminoso finale! Che cosa? Ma queste sono mosse che ti danno le negozi metà di PT qui. Ah, quindi ragazzi, abbiamo scoperto appunto che se il negozio metà di PT non vi dà appunto queste mosse, a quanto pare ve le danno le missioni a salto cristallo. Attacco luminoso finale, ma queste sono mosse buone. Ottimo, quindi, ragazzi, abbiamo scoperto un'altra cosa. Quindi, ragazzi, a questo punto, questa battaglia può concludersi qui con un grandissimo trionfo. E quindi, ragazzi, rieccoci di nuovo a Canton City. Io spero appunto che questo video possa esservi piaciuto. Credo che sia stato un video abbastanza più corto rispetto alle altre volte. Ma comunque, appunto, volevo farvi vedere come essere completamente illegali nelle missioni a salto cristallo. Potete farle sia singolarmente che appunto con un vostro amico. Ma comunque, Darabula con la fiamma malvagia, abbiamo dimostrato che è davvero fortissimo. Quindi a questo punto, ragazzi, mentre io sto ancora cercando di caricare il cannone speciale, nel frattempo Vito l'ho anche già lanciato e non ha colpito nessuno, soltanto penso la natura, gli alberi, e lui gode. Nel frattempo dietro di me c'è Radish che si aspetta ancora di essere pagato, ma noi non lo pagheremo, anzi, tra poco lo scasseremo. Nel frattempo Arctic sta pensando a cosa fare a Radish. Dico bene, Arctic, cosa ne pensi appunto di questo video andato così oggi? Ah, scusa, ho detto questa mossa, scusa, cosa hai detto? Bingo! Ecco, la sua danza preferita, bingo! E quindi, ragazzi, a questo punto, dopo questa fantastica danza di Arctic... Esatto, Arctic, do a te la parola, appunto. Sono un Beyblade, basta, ho vinto ecco, tutto. Ecco, un Beyblade, ha vinto tutto. Quindi, ragazzi, a questo punto io vi do un grandissimo saluto e noi ci vediamo appunto al prossimo video. Ciao, ragazzi, alla prossima!